Non è questa l'industria a cui pensava Enrico Mattei. Dall'umanesimo del lavoro stiamo passando alla centralità del business. Lo ha detto il sindaco di Gela, Domenico Messinese, intervenendo come unica figura istituzionale proveniente dalla Sicilia all'Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati sindacali del gruppo ENI e della SAIPAM, che si è tenuta sabato mattina all'Angelicum Congress di Roma. Il primo cittadino ha lanciato l'allarme di un governo sempre meno sensibile alla delocalizzazione delle grandi aziende italiane, denunciando come il caso Gela sia ben lontano dalla sua soluzione, contrariamente a quanto sbandierato dal Premier Matteo Renzi. L'Italia deve ritrovare una sua identità, una sua strada per lo sviluppo che sia compatibile con il territorio e che sia rispettoso dei lavoratori. Non è più possibile che alcune decisioni siano finalizzate solo e esclusivamente per poter fare business, per poter capitalizzare e diventare una società di gestione finanziaria. L'Assemblea ha annunciato per il prossimo 17 dicembre, in concomitanza con il Consiglio d'amministrazione ENI, una manifestazione a San Donato, parallelamente a 3 mobilitazioni interregionali e 8 ore di sciopero per il 20 gennaio. Deve essere da un lato la conferma del piano rispetto allo stabilimento di Gela, ma in realtà c'è un problema che riguarda tutta la politica industriale del gruppo ENI, le scelte di disinvestimento, l'idea che non ci sia più la chimica, le contraddizioni rispetto agli investimenti e ai processi fatti verso la chimica verde o la trasformazione anche della raffinazione verso le versioni verdi e il fatto che non si confermano. Quindi, tema, quello che abbiamo proposto con le iniziative e le mobilitazioni del 17 dicembre e del 20 gennaio è quella che bisogna definire il piano industriale del mondo. Stiamo passando da Mattei a Matteo. Ma Mattei aveva l'interesse dello sviluppo della chimica nel nostro paese per sviluppare l'economia e per sviluppare l'occupazione. Non vorrei che adesso l'interesse di Matteo sia quello di smantellare questo settore. Noi non siamo d'accordo alla vendita del 70% di Versalis, perché significa non avere le garanzie per salvaguardare i siti, l'occupazione e gli investimenti che servono anche per i problemi di risanamento ambientale, di sicurezza e della salute, oltre che del mantenimento dei posti di lavoro per ora e per il futuro. All'Assemblea romana ha preso parte anche l'assessore comunale alle attività produttive ed ambiente con delega alle bonifiche, Simone Siciliano. Il governo si deve prendere l'onere di individuare quali sono gli assi fondamentali per l'industrializzazione italiana. Il nuovo modello di sviluppo in linea con le direttive europee deve essere rispettoso per il territorio, sostenibile dal punto di vista energetico e dal punto di vista sociale. Il governo deve individuare queste linee di indirizzo, le deve applicare per tutelare il miglior patrimonio che ha la nazione italiana, che sono gli stessi italiani. Trentasettesima giornata del donatore si è svolta ieri a Gela, promossa dalla sezione locale dell'ADAS, presieduta da Enzo Emanuello. Un momento di condivisione per ringraziare quanti contribuiscono saltuariamente o abitualmente alla donazione del sangue. L'iniziativa si è svolta nei locali del Cineteatro Antidoto di Macchitella. È una festa che vogliamo dedicare ai nostri donatori, donatori che spendono il loro tempo, che spendono la loro vita per aiutare il prossimo. È la Gela per bene, la Gela che comunque dà un segno di grande civiltà nel dono del sangue, in questo grandissimo gesto d'amore. Vogliamo vivere questa giornata in allegria, l'allegria che contraddistingue il nostro gesto d'amore, il gesto che comunque riesce a salvare la vita a tante persone che purtroppo ancora hanno bisogno di questo preziosissimo liquido. Presente ieri anche il presidente nazionale FIDAS, Aldo Ozzino Caligaris. Gela in questo momento sta rappresentando una realtà particolarmente vivace, attiva nei confronti dei giovani per promuovere la cultura della donazione del sangue verso coloro che sono i donatori di oggi, ma soprattutto i donatori di sangue di domani. Quindi è una testimonianza, un ringraziamento verso i donatori, verso l'associazione. Un senso di responsabilità anche nei confronti di tutta la popolazione che ha bisogno di terapia trasfusionale sicura e disponibile, e in una realtà, in una regione come quella della Sicilia, che vede spesso ancora delle carenze di sangue e la necessità di garantire ai cittadini, e in particolare talassemici, una terapia trasfusionale disponibile. Il vescovo della diocesi di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisana. Donare qualcosa di sé,
significa entrare nella compartecipazione di quello che effettivamente tutti noi siamo, cioè persone che si incontrano nella fratellanza. Ed è importante che qualcosa lo si possa avviare anche in questa direzione. Donare il sangue, a mio parere, oltre al grande, direi, la grande allusione che si possa fare a Gesù che muore sulla croce, direi che per noi è l'inizio di un ethos nuovo in cui effettivamente tutti capiscano che ognuno, nella misura in cui pensa all'altro e pensa alla felicità dell'altro, raggiunge anche, sembra una cosa paradossale, l'autorealizzazione, cioè la realizzazione di se stessi. Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, ha portato i saluti della giunta comunale. Con un gesto forse semplice si riesce a fare una grande azione, quella di dare aiuto alle persone, di poter dare alle persone che soffrono, perché quando si parla di sangue vuol dire che sono persone che sono in una situazione sicuramente non idilliaca, e che con questo gesto di ognuno di noi è possibile dare una speranza a delle persone che soffrono. Gela è stata tradita, il pensiero è del deputato regionale Nello Musumeci, fondatore di Diventerà Bellissima. Proprio Gela, Diventerà Bellissima, mette le sue radici in consiglio comunale con l'adesione di Enzo Cascino, che ha lasciato il gruppo di Un'altra Gela. Ma perché la città del Golfo è stata tradita? Lo abbiamo chiesto proprio a Nello Musumeci. È stata tradita da un presidente della regione che non ha mostrato assolutamente di tenere in conto le promesse che aveva fatto in campagna elettorale ai suoi concittadini. Primo, nei rapporti con i vertici del petrolchimico. Le inadempienze, le omissioni sono sotto gli occhi di tutti e continua a restare l'incertezza e la confusione sulle prospettive occupazionali della struttura, ma anche sulla possibilità di una seria opera di bonifica. In secondo luogo, ha mostrato di disattendere le speranze dei cittadini gelesi, o della maggioranza, voglio augurarmi, di quella cittadinanza, che avrebbe voluto lasciare la provincia statale di appartenenza per aggregarsi prima al libero consorzio Etneo e poi, dopo la modifica della legge, alla città metropolitana di Catania. È stata una condotta, quella di Crocetta, schizofrenica, assolutamente incoerente, ed io ritengo che questo debba essere sul piano politico valutato come un tradimento nei confronti della città nella quale ha operato e dalla quale ha avuto consenso. Onorevole Musumeci, le chiediamo qual è il suo giudizio sull'attuale giunta comunale del Movimento 5 Stelle? Non esprimo alcuna valutazione sull'attuale amministrazione comunale, non ho gli elementi sufficienti per poterlo fare. Il consigliere comunale del mio movimento, Cascino, ed altri amici consiglieri con i quali ho rapporti di amicizia e di collaborazione, stanno valutando ogni iniziativa da assumere con molta onestà politica. Devo dire che dobbiamo dare ancora un po' di tempo a questa amministrazione per dimostrare di essere quella alternativa che avevano predicato prima delle elezioni amministrative. Ho qualche dubbio, ho qualche riserva, ma per una questione di onestà intellettuale ho anche il dovere di dire che è presto per esprimere giudizi compiuti e definitivi. Tanto tonò che piove, i primi segnali c'erano già stati con le proteste dinanzi ai tornelli dello stabilimento Eni, dei lavoratori dell'indotto che rischiano il proprio posto di lavoro. In più di un'occasione si disse che si sarebbero attivate tutte quelle procedure per arginare l'emergenza occupazionale.
ma a quanto pare così non è. La dimostrazione la si è avuta questa mattina, è come se fossimo tornati indietro di un anno, quando a dicembre del 2014 si protestava giustamente per il proprio posto di lavoro. A distanza di 12 mesi gli operai ritornano in strada e hanno inscenato un sit-in di protesta in via Generale Cascino ed in via Mare. La sera quando si arriva a casa, attorno al tavolo con la famiglia, si è finito di discutere. C'è un silenzio che comincia già a farsi molto, ma molto pesante. Si guardano i figli, non si discute più. Questi sono i riscontri della situazione in cui siamo arrivati. E sull'albero di Natale, allestito dinanzi allo stabilimento, non ci sono gli addobbi, ma ci sono le lettere di licenziamento pervenute ai dipendenti dell'Elettroclima. Tutte le promesse sono svanite nel nulla. Cioè, il fatto strano è che lo Stato, cioè chi ci ha preso in giro è lo Stato, perché noi ogni minimo due volte alla settimana siamo andati in prefettura. Cioè, diverse volte personalmente io ho detto che la prefettura rappresenta lo Stato, per cui tutti gli accordi che sono stati firmati in prefettura nessuno li ha rispettati, per cui se non è lo Stato che ci difende a noi cittadini, una volta perché il prefetto non c'è per gli immigrati, una volta per la protezione civile, un'altra volta perché, cioè, ma noi non siamo cittadini italiani. Ci sono arrivate 58 lettere di licenziamento e quindi a questo punto siamo fuori completamente, non possiamo usufruire di nessun ammortizzatore sociale, che noi vorremmo solo lavorare, non parassitare lo Stato. Tutto questo, ecco. Monta la tensione alla raffineria di Gela. Questa mattina gli operai della nuova ex gamma hanno protestato in merito ai 4 licenziamenti comunicati dall'azienda. La situazione si è fatta realmente preoccupante. L'indotto è una polveriera. Ieri c'è stato l'incontro all'ispettorato del lavoro e hanno confermato, si è chiusa la procedura e hanno confermato 3 licenziamenti e il 21 ce ne sarà un altro già confermato, che è solo formalmente l'incontro all'ispettorato del lavoro, quindi 4 licenziamenti. E quindi oltre il danno, la beffa, il danno economico che si aggrava sulle famiglie e la beffa dei licenziamenti. E come fate ad andare avanti? È difficilissimo, non riusciamo più ad andare avanti perché non riusciamo più ad arrivare nemmeno a metà mese, non a fine mese. E si aggrava tutto sulle famiglie, sui figli, e questo è insopportabile nel momento di crisi di oggi. E a parte che la Novex Gamma non ha voluto sentire di aprire ammortizzatori sociali, noi vediamo, abbiamo il contratto quadro in raffineria, e è stato proposto di aprire la CIGO e altri ammortizzatori, si sono rifiutati perché fino al mese scorso abbiamo fatto straordinari. L'anno scorso protestavamo noi per quanto riguarda la nostra azienda per lo stipendio, adesso sono arrivati i licenziamenti, quindi qualcosa è cambiato nella sostanza. In peggio, e quindi il Natale per le nostre famiglie si prospetta non un buon Natale ma un cattivo Natale. Si è parlato addirittura di riconversione dello stabilimento che avrebbe dato la possibilità a tanti di lavorare, invece così a quanto pare non è. No, non è perché la conversione ancora deve partire, quindi parleremo di conversione nel momento in cui si verifica, ancora è tutto sulla carta e vedremo i risultati quando saranno pronti. Adesso si parla e basta. Tra il dire e il fare di solito passa il mare. Montano la tensione, la rabbia, la preoccupazione tra i lavoratori dell'indotto dello stabilimento Eni di Gela. Secondo giorno di blocchi in via Mare ed in via Generale Cascino. Gli operai hanno trascorso la notte all'addiaccio. I licenziamenti pervenuti ai dipendenti dell'Elettroclima rappresentano un pugno allo stomaco. Situazione parallela o quasi vivono quelli della nuova ex gamma e della SMIM Impianti. L'indotto, l'abbiamo detto in altre occasioni, è una polveriera pronta ad esplodere. Una volta le sorprese arrivavano nell'ovo di Pasqua, adesso abbiamo trovato anche a Natale. Niente, noi aspettiamo risposte e vorrei lanciare un messaggio, diciamo, anche ai commercianti, che anche loro secondo me stanno attraversando un brutto periodo. Qua è una catena, non lavoriamo noi, non lavorano i commercianti, si ferma tutto. Perché non lavorando voi non spendete, dunque il commerciante era un guadagno. Eh sì, hai detto bene. Come si fa a vivere in queste condizioni, considerato che purtroppo, come sottolineavamo, sotto l'albero di Natale avete trovato licenziamenti?
Questo è un dramma, mica ormai è un problema, è diventato un dramma, perché ormai il licenziamento non è più un problema, mica c'è un lavoro che vado a lavorare da un'altra parte adesso, è un dramma questo. La riconversione è mai partita della raffineria, così come è stato scritto il 6 novembre del 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico, ha di fatto fermato lo stabilimento e i lavoratori sono sul lastrico. Oltre diciamo, il lavoro e il dramma che stiamo passando anche delle difficoltà familiari. Soprattutto familiare, perché non portando niente a casa, abbiamo discussione, diciamo, la famiglia si può anche rompere e questo grazie ai politici e grazie all'ENE che ci sta facendo un giro di un gioco troppo sporco. Non soltanto Elettroclima, non soltanto Nuova X Gamma, ci sono anche tanti altri lavoratori che purtroppo stanno vivendo una situazione difficile, ci riferiamo anche ai lavoratori della SMIM. Secondo te come bisogna fronteggiare quella che è divenuta una vera e propria emergenza? Perché noi ci eravamo visti l'anno scorso di questi tempi e abbiamo parlato sempre dello stesso problema. Il 16 di dicembre sono stato pure io ad Agora da voi, quindi si è parlato, è passato un anno da quel incontro e mi sembra che è cambiato poco. Io penso che ormai è ora di metterci tutti assieme e di fare una vera lotta, perché ormai siamo arrivati, come si suol dire volgarmente, alla frutta, perché ormai non c'è più spiraglio e le parole ormai sono diventate quelle che sono diventate. È meglio di metterci insieme, di fronteggiare questo problema che ormai è diventato un problema non serio di più. Quindi. Ma i blocchi che voi avete istituito non consentono ai lavoratori del diretto di entrare alla raffineria? No, completamente. Non esiste. Non esiste. No, no, completamente. Quanto sta accadendo a Gela nelle ultime ore non può passare inosservato. I patti non erano questi, gli operai non devono assolutamente essere licenziati, un vero e proprio allarme sociale. Lo dice il presidente della regione, il giudice Rosario Crocetta. Io interverrò immediatamente nei confronti del governo, chiamando il ministro Guidi oggi stesso e chiedendo l'immediata convocazione in un tavolo nazionale, anche perché cosa può fare la Regione? La Regione sta prevedendo una serie di investimenti per Gela, anche propri, li sta proponendo nel patto per lo sviluppo della Sicilia al Governo nazionale, indicando anche interventi molto forti anche per la città di Gela e i Termini Imerese, che sono aree di crisi. Però qui è chiaro che c'è da fermare l'ENI rispetto a queste questioni, che deve anticipare una serie di lavori immediatamente per dare commesse all'intotto, perché non è che possiamo pensare che nel momento prima che si arrivi alla riconversione della raffineria in pratica ci troviamo metà dell'intotto licenziato. Io intervengo subito dicendo che questo è inaccettabile, assurdo, non sta nei patti assolutamente, perché l'intesa non è quella di licenziare la gente, di chiudere, è quella di riconvertire. E allora l'ENI deve essere chiamata alle sue responsabilità e questo va fatto insieme, in modo forte, insieme alle organizzazioni sindacali, insieme al governo nazionale, e intervengo immediatamente. Il governatore della Sicilia ha garantito una sua presenza a Gela a difesa del posto di lavoro degli operai. La prossima settimana prevedo un incontro specifico che voglio fare proprio con i lavoratori, metterò d'accordo con i sindacati. Io sono con i lavoratori, li sosterremo e vi informerò immediatamente in relazione alle cose che mi dirà il ministro Guidi, che chiamerò immediatamente. Presidente, le chiedo, ma quando partirà la riconversione ENI? È chiaro che ci vuole il tempo per realizzare gli investimenti. Il tema è però che noi dobbiamo trovare quelle soluzioni intermedie che impediscono il licenziamento, non è che nelle more della riconversione. Questo non può andare assolutamente bene, è inaccettabile, non è nei patti e l'ENI deve rispettare completamente l'accordo con i tecnici. E io chiamerò direttamente il governo a intervenire.
Un'opera che affronta tematiche che riguardano la cultura della legalità, il disagio giovanile, l'impegno civile e i valori dello spirito. Uno spettacolo ricco di sorprendenti occasioni di riflessione che spaziano quasi per caso dal razzismo al bullismo, dalla tossicodipendenza al disagio giovanile, in una intelligente altalena di momenti di grande commozione e altri di inaspettata comicità che riescono a tenere sempre viva l'attenzione anche dei giovani spettatori. Un invito all'amore e alla fratellanza, un invito a guardare la vita con occhi diversi. È quanto proposto oggi nell'aula magna dell'Istituto Scolastico Ettore Romagnoli di Gela dalla compagnia Il Teatro d'Autore, diretta dall'attore ed autore Carmine Pagano. Don Gelmini disse: questo spettacolo è come un rapido volo di un uccello che dall'alto vede tutte le brutture umane. Infatti uno spettacolo parla di tossicodipendenza, di razzismo, di bullismo, di amore per se stessi e per gli altri, attraverso proprio questi argomenti particolari, insomma. È un invito a guardare la vita con occhi diversi, con gli occhi del cuore. Noi cominciamo con una scena della rinuncia alla ricchezza da parte di Francesco d'Assisi, o San Francesco d'Assisi per chi crede oppure per chi non crede, no? Comunque questo personaggio che ha avuto il coraggio di rinunciare alle cose ricche della vita e apprezzare le semplicità delle cose. Il dirigente scolastico Sandra Scicolone. La scuola Romagnoli è sempre stata sensibile su queste tematiche e quindi ritiene sempre opportuno, nel momento in cui dal territorio e anche extraterritorio provengono delle sollecitazioni molto forti in tal senso, immediatamente recepirle. Ci è sembrato giusto destinare naturalmente a ragazzi di terza, perché sono i ragazzi in qualche maniera più maturi, sono i ragazzi che per la loro età si avvicinano alla fase della responsabilità individuale, sempre più corposa, sempre più concretamente rilevante e rilevante. E allora ecco il ricordo attraverso uno spettacolo che appunto probabilmente è a volo d'uccello, ma proprio perché tocca e al tempo stesso, così come è proprio nella tecnica di apprendimento dei ragazzi di oggi, saltella da un punto all'altro senza necessariamente andare in profondità, ma dando già l'idea, l'immagine complessiva di quello che possa essere un mondo dove le brutture, la violenza, divaricazione estrema tra il senso del bene e il senso del male è già molto loro presente. Allora a quel punto, attraverso questo spettacolo per dei ragazzi di terza, noi facciamo un lavoro di educazione, un lavoro di informazione e ci auguriamo un lavoro di aiuto alla crescita. Diversi modi di rappresentare il Natale con creazioni di ogni parte del mondo. È uno spaccato di cultura e sensibilità che abbraccia tutti i continenti, la mostra sui presepi, allestita da un insegnante di religione. Lei è la gelese Tania Tallarita. L'esposizione può essere visitata gratuitamente nei locali del chiosco di Ruben al Porto Rifugio. Ho avuto sempre questa passione per la religione in sé per sé. Da piccola collezionavo dei santini sacri, poi mi sono messa a collezionare dei presepi. Ne ho di diverse nazionalità, diversi continenti, alcuni abbastanza ricercati. Uno di quelli che mi piace moltissimo è quello eschimese. Infatti ho realizzato anche io la struttura perché è uno dei più belli per me. E perché proprio quello eschimese? Cosa c'è di bello rispetto agli altri? Perché è uno dei più ricercati e non è facilmente trovabile sul mercato. Ma quanto tempo impieghi per realizzare questa bella mostra? È un paio di giorni, anche una settimana. E poi conservi tutto per l'anno prossimo? Sì, ogni anno faccio questa bella mostra, sia a casa o ora in questo locale. E c'è un impegno che tu assumi con i tuoi amici, con i tuoi parenti, perché ogni volta vanno all'estero o anche in Italia devono portarti un presepe. Sì, da ognuno che parte chiedo di portarmi questo presepe e molti me li hanno regalati oltre a comprarli. Gelone, il tiranno, lo stratega, il campione di Olimpia. Questo è il progetto cinematografico che lei ha ideato e scritto, anche la sceneggiatura, e che tra poco sarà girato. Ci può un po' raccontare questo progetto?
Sì, come ho detto in altre circostanze, è un progetto molto antico, direi che sono almeno 20 anni che sta lì in un cassetto pronto ad essere realizzato. Speriamo che questa sicuramente sarà la volta buona, perché è già da un anno che lavoriamo e nonostante sia un'idea, un progetto ardito, complesso, ambizioso, crediamo di avere le possibilità per condurre in porto questa barca, che poi ha una finalità, quella di riscoprire, di rivalutare la bellezza di un periodo nobile, aureo della Sicilia antica, la Sicilia greca del V secolo. Quindi il personaggio di Gelone diventa pretesto per raccontare anche questo periodo importante della nostra storia. Questo è un progetto veramente bello e interessante, perché non solo per le fattezze scientifiche che ha il progetto, ma anche per i contenuti di promozione potenziale che ha il progetto stesso. Non vedo perché il nostro territorio non può essere attenzionato pure con delle fission, eccetera, perché veramente la storia è passata di questi luoghi, specialmente il protagonista Gelone, dove Gela diventa una massima potenza economica, e lo dimostrano tutti i reperti che noi abbiamo all'interno di quel museo. E quindi può essere, e sicuramente lo sarà, è una vetrina per essere guardata da tutto il mondo.